Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti on foot, colline oltre Po Pavese. Stamattina allenamento gambe. Allora, signori, vi piace la mia nuova cuffia? Perché ho preso questa nuova cuffia? Voi dovete sempre chiedervi il perché delle cose. Quando nell'orecchio viene prodotto il cerume automaticamente, che serve come lubrificante, serve per evitare che vi finiscano dentro. Oh, porca troia, scusate, ma devo attraversare un piccolo fiumiciattolo. Allora, in pratica serve per evitare che vi entrino dentro parassiti, insetti o altro. Il cerume, insomma, ha una funzione di inglobamento, di protezione e di tante altre cose. Naturalmente, per far sì che l'orecchio non si tappi, il cerume deve essere espulso. E come viene espulso? Viene espulso attraverso la parola, cioè mentre io parlo muovo la mandibola e il cerume viene buttato fuori, oppure attraverso la masticazione. Ecco perché è importante parlare e masticare, ed inoltre è importante non ficcarsi dentro le orecchie auricolari di ogni genere, specialmente quelli Bluetooth portatili, quelli che si infilano proprio dentro l'orecchio, non quelli che si appoggiano, perché non fate altro che rispedire dentro il cerume, creare ristagno, infezioni, e poi avete bisogno di spendere 50 euro per andare a stapparvi le orecchie, anche se diciamo che il tappo di cerume non è solo questo, ma è anche l'iperproduzione di cerume attraverso l'alimentazione. Quindi adesso abbiamo delle cuffie molto più comode, non mi sparo dentro le orecchie niente, e quindi va bene così. Partiamo con le presentazioni. Sapete molto bene che questa è la terza volta che riapro il mio canale YouTube, ma va bene così. Per chi non mi conosce, mi chiamo Pietro Bisanti. Dopo aver trascorso ben 23 anni all'interno dell'Arma dei Carabinieri, 2 mesi dopo essere stato promosso al grado di maresciallo capo, me ne sono molto più che felicemente andato per abbracciare l'igienismo. Cos'è l'igienismo? Il ripristino, l'ottenimento e il mantenimento della salute non attraverso pilloloni, non attraverso siringoni, non attraverso Crisanti che dice che non crede alla terza e quarta dose ma se la farà lo stesso, ma attraverso l'osservanza delle regole non scritte ma al tempo stesso impresse a fuoco nel DNA di ogni essere umano da milioni di anni di evoluzione, che sono sole, aria pulita, esercizio fisico compatibile, acqua pulita, alimentazione compatibile e fuori dai coglioni chiunque non venga nella nostra vita a portarci gioia e amore. Sono l'amministratore unico del sito www.pietrobisanti.it, dove troverete migliaia di articoli riguardo a medicina, salute, attualità, difesa legale, ma soprattutto il mio cavallo di battaglia, psichiatria, una chicca che prima col blog è aperta dal 2014. Allora, potete nel sito vedete che mi occupo di consulenze legali, non sono un avvocato, ma la Cassazione ha più volte ribadito che il servizio di consulenza legale non debba sempre e necessariamente essere svolto da un avvocato iscritto all'albo. Andate quindi a vedere di che cosa mi occupo, consulenze legali di tutti i tipi. Potete acquistare il libro di Pietro Bisanti, Assassini in pilo della psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere. Andate a vedere sempre nella sezione libri. Nella sezione download trovate dei prestampati utili per difendersi legalmente. Insomma, una marea di belle cose. Per contattarmi, info@pietrobisanti.it oppure WhatsApp 340-788-1174. Se avete un'urgenza scrivete urgente o urgentissimo. Se avete un'urgenza non differibile siete autorizzati a chiamarmi al telefono fino a quando non vi rispondo. Cosa sono le giornate igieniste? Degli incontri meravigliosi che si tengono con il sottoscritto, o vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significhi difendersi legalmente e mantenersi in salute in questo mondo sempre più marcio. Ricordate che se perdete la salute in questo mondo perdete tutto. Sono degli incontri pazzeschi che vi cambieranno veramente la vita. Prossime giornate: 1 maggio Camorino, Svizzera; 8 maggio Bolzano; 15 maggio Bergamo; 22 maggio Perugia; 5 giugno 2022, quindi sempre quest'anno naturalmente, avremo la prima giornata igienista dedicata agli animali domestici. Vi consiglio assolutamente di venire, così smetterete di chiamarmi nel cuore della notte dicendo «Ma se il mio cane mangia la carne cruda c'ha i parassiti!» e risparmierete migliaia e migliaia di euro di veterinario, ve lo garantisco. Per le giornate igieniste, solo ed esclusivamente la mail
giornate igieniste tutto attaccato, @pietrobisanti.it. Mi trovate su Twitter sotto Pietro Bisanti, su Instagram sotto Pietro Bisanti. Appena mi riattiveranno l'account Facebook, ricomincerò ad accettare le amicizie sul mio account Facebook e sulla mia pagina Facebook Pietro Bisanti. Dopodiché, che diamine altro vi devo dire? Allora, andate a vedere nel mio sito internet che cos'è il servizio di salvadanaio di pronto soccorso. Praticamente abbiamo riunito persone volenterose che tramite pochi euro al mese ci riuniamo, io compreso, facendo delle collette per delle persone che in un determinato momento della vita non riescono ad andare avanti. È un servizio meraviglioso che costa ad ognuno poche decine di euro al mese e permette di movimentare tanti soldi ed aiutare nella massima trasparenza persone in difficoltà. Andate a vedere salvadanaio di pronto soccorso nel sito www.pietrobisanti.it, divulgate questo servizio e iscrivetevi, cioè iscrivetevi per un solo e semplice motivo, perché nella vita quando si è inutile lamentarsi, poi alla fine se non ci uniamo tutti insieme a fare qualcosa di buono non andiamo da nessuna parte. Andate a vedere di che cosa si tratta nello specifico e iscrivetevi, ma iscrivetevi solo se avete voglia di fare e di portare avanti con serietà questo servizio, ok? Molto bene, ed ora a bomba! Allora, su YouTube dovrò essere un attimino più calmo. Troverete tutte le mie versioni uncensored e quindi senza filtri, assolutamente non edulcorate, quindi senza censura, lo troverete sul mio canale Telegram Pietro Bisanti. Lì darò il meglio di me. Qui su YouTube devo essere un attimino più pacato, se no continuo ad avere i canali chiusi e YouTube come vetrina mi serve. Allora, voi vi chiedete perché una persona arriva a commettere degli atti anche molto brutti, stupri, omicidi o comunque atti di violenza, di maltrattamento. Guardate che non vengono sempre solo commessi da gente che ha avuto delle infanzie difficili o chissà cosa. Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo due cervelli, il cervello primordiale e quello che ci permette l'autocontrollo, e il fatto di avere coscienza di quello che sia giusto e quello che sia sbagliato, perché ce l'hanno insegnato, è normale che ci permette di utilizzare l'autocontrollo anche quando le nostre pulsioni vanno da un'altra parte. Al netto delle persone che commettono cose gravi in relazione alla loro vita pregressa che hanno fatto, e anche lì non tutte le persone che hanno subito un'infanzia brutta poi commettono cose brutte. Quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare che tutto questo, cioè quello che noi siamo, è un connubio di quello delle nostre esperienze, ma anche di quello che siamo intimamente. In tutti noi alberga sia la persona migliore del mondo che la persona peggiore del mondo. La maggior parte degli esseri umani però che mi circondano e che ci circondano sono praticamente vittime di loro stesse. Cioè le paturnie mentali al giorno d'oggi, non tanto le sintomatologie psichiatriche conclamate su cui potremmo aprire un libro, ma tutta la serie di problematiche e di paturnie mentali, la gente non riesce mai a ricollegare tutti i loro pensieri, che al giorno d'oggi purtroppo le persone hanno per lo più pensieri tipo negativo e non positivo, non riescono a capire che noi siamo una macchina biologica. Ognuno di noi, noi siamo anatomicamente tutti uguali, ma siamo biologicamente unici. Significa che l'introduzione di una sostanza può dare in una persona un effetto nella stessa sostanza e nell'altra persona l'effetto completamente opposto. Pensiamo ad esempio alle ubriacature, no? C'è chi si addormenta, c'è chi diventa aggressivo. Quindi il concetto però base e semplice è che voi non potrete mai capire esattamente chi siete fino a quando le esperienze o i ragionamenti che voi andrete a fare non saranno scevri e non saranno viziati da tutta una serie di sostanze di uso comune
che noi continuiamo dalla mattina alla sera ad assumere con nonchalance solo ed esclusivamente perché sono socialmente accettate. Potrei pensare all'alcol, potrei pensare al caffè, potrei pensare al cioccolato, potrei pensare allo zucchero, potrei pensare ai cereali, ai latticini. Cioè ricordate che ogni volta che ingurgitate un cibo, questo cibo ha, o qualunque sostanza, ha un impatto fisico e di conseguenza emotivo, perché le due cose sono estremamente collegate, perché le emozioni sono anche il risultato di precise reazioni chimiche all'interno dell'organismo. Quando una persona è clinicamente depressa, significa che chimicamente il suo corpo è incapace di produrre quelle sostanze che poi lo porterebbero a essere motivato. Quindi la gente non comprende che il sentirsi bene, bene bene, non è solo il risultato di avere una buona vita emotiva, relazionale, sociale, ma è anche il risultato di un equilibrio chimico che deve essere assolutamente garantito attraverso l'eliminazione di tutte quelle sostanze che vanno a distruggerlo e l'introduzione di tutte quelle sostanze che vanno a supportarlo. Questa è la grandissima differenza. Quando uno dice oddio, non mi sarei mai aspettato che il mio amico menasse la moglie, chiedetevi il perché è arrivato a quello. Non è solo l'esasperazione di avere una moglie scassa cazzo, ma è il risultato del fatto che moltissimi di noi sono ormai vittime di loro stessi. Non riescono a rendersi conto che quel panino pieno di merda li ha cambiati mentalmente e li cambia lentamente mentalmente, e non riescono a rendersi conto che per esempio la spinta di finta felicità che dà il caffè poi lascia lo spazio a un successivo stato depressivo. Per questo è indispensabile eliminare tutte le sostanze da tutte le fonti, sempre nel limite delle possibilità umane, che possano andare a toccare e a renderci anche psicologicamente ed emotivamente delle persone peggiori. L'errore principale della psichiatria e della psicologia moderna è il fatto di pensare che non ci sia alcun riferimento alla nostra parte organica, cioè a quello che noi mangiamo, respiriamo, inaliamo, ci spalmiamo, utilizziamo come crema, come bagnoschiuma, tutto entra in noi. E quindi o si passano le ore inutilmente sul lettino di uno psicologo, oppure ci si imbottisce altrettanto inutilmente di psicofarmaci. Non ho conosciuto un medico che avesse un approccio olistico nei confronti delle persone, dire tu stai così, perché il tuo cervello continua a rimuginare, a pensare male, quando in realtà dovresti stare bene? E questo è il concetto. Quindi noi diamo la colpa agli eventi, ma non diamo la colpa alla maniera in cui noi metabolizziamo gli eventi, perché siamo talmente intossicati da essere incapaci di metabolizzare correttamente gli eventi. È tutto lì. È un lavoro sinergico che andrebbe fatto. Un po' come gli attacchi di panico nelle persone che fumano. Tantissima gente fuma e non capisce perché poi non riesce più a guidare in autostrada, non riesce più a guidare in una valle di montagna senza essere preda di un attacco di panico. Oppure che chiedetevi perché gli attacchi di panico avvengono soprattutto in luoghi affollati. Perché? Perché catramata dopo catramata di sigaretta viene erosa la capacità del corpo di resistere agli stimoli e allo stress. E quindi è sufficiente qualcosa fuori dal comune per poi scatenare una reazione di panico. E quando si va avanti così, alla fine ci si ritrova ad essere in panico anche in casa propria, e quando avviene questo, il successivo, ahimè, passo è di essere ricoverati da qualche parte. Cominciate a trattare correttamente questo involucro che vi è stato dato, che fino a prova contraria è quello che fino a quando Signora Morte non verrà a prendervi, vi dovrà portare a spasso, ed è grazie a lui, a questo meraviglioso involucro, che potete godere di tutte
le gioie della vita. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.